Il miglior cortometraggio, Frontiera, premiato con il Davide di Donatello, parla abruzzese e anche aquilano. Il regista è Alessandro Di Gregorio, di Vasto, mentre la montatrice è sua moglie Renata Salvatore, aquilana doc, formatasi all'Accademia dell'Immagine Cittadina. Un tema forte quello affrontato, il tema dei migranti. I personaggi sono due, un adolescente al primo giorno di lavoro da necroforo e un giovane sommozzatore alla sua prima missione. Sono sul traghetto diretto a Lampedusa, non si conoscono ma scendendo sull'isola le loro vite cambiano e si intrecciano. Uno deve recuperare infatti i corpi dei migranti, l'altro li deve seppellire. Una scelta stilistica forte, anche quella di non far parlare gli attori che interpretano i due personaggi. Una scelta voluta dallo sceneggiatore, che però porta ad un coinvolgimento emotivo notevole da parte di chi guarda il corto. La scelta di non dire, insomma, su un tema di cui si parla forse pure troppo. A Vasto la proiezione è stata un grande successo e si spera di poterla portare anche all'Aquila. Il tema del resto è importante e di attualità. Frontiera di Alessandro Di Gregorio. Alessandro. A te. Avevamo già avuto modo di salutarci e di commentare la tua vittoria nell'occasione della conferenza stampa. Quindi a chi dedichi questo premio? Io vorrei ringraziare tutti quelli che ogni giorno cercano di raccontare la verità sui migranti e non solo, ma tutti quelli che questa verità la ricercano, l'approfondiscono, la studiano e che non si limitano a dei slogan sui social network. Dal punto di vista umano, confrontarsi con i più grandi del cinema a livello italiano e internazionale è stata un'esperienza fortissima, racconta il regista. È una scelta parte da Bate, lo sceneggiatore che ha scritto appunto questa storia, questa sceneggiatura, ed era un po' una scommessa per raccontare un qualcosa, diciamo, attraverso solo l'immagine, un momento in cui tutti non fanno altro che parlare, forse parlare anche troppo, e quindi noi abbiamo deciso di raccontarla in questo modo. Fa un certo effetto poi trovarsi in una platea del genere con tutti i più grandi del cinema, non solo italiano tra l'altro, perché ieri sera era presente anche Alfonso Cuarón e Tim Burton. Sì, e quindi fa sicuramente un certo effetto. Se poi appunto uno ci arriva con una tematica così importante e diciamo spesso dimenticata in queste occasioni, se non appunto nelle telegiornali, diventa ancora più importante.